Ecco qua le formazioni ufficiali di Monza Inter. Inter si presenta con Onana in porta, difesa 3 composta da Bastoni, Acerbi, Skriniar, Di Marco e Darmian sulle fasce, centrocampo composto da Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, attacco Lautaro più Dzeko. Quindi, eccetto qualche piccolo cambio, è più o meno la stessa formazione che ha giocato contro il Napoli e che ha fatto anche bene contro il Napoli. C'è solo qualche piccolo cambio, nel senso che gioca Lautaro al posto di Lukaku e poi per il resto è praticamente uguale perché la difesa è la stessa, il portiere è idem, l'attacco è cambiato, ma comunque complessivamente di poco. Monza che gioca con un modulo praticamente a specchio, cioè con un 3-5-2, qua dice 3-4-2-1, però è un 3-5-2 mascherato di Gregorio, portiere di nostra proprietà, speriamo che oggi non faccia il fenomeno. Difesa 3, Marlon, Mari, Izzo, centrocampo a 4, Birindelli, Pessina, Macin, Carlos Augusto, Churria, Mota Carvaio e Petagna, unica punta. È cominciata Monza-Inter. È cominciata la partita, commentiamola insieme. Pronti via a vivere insieme a me queste belle emozioni, speriamo belle. Basto. Di Marco, Ciala, bella azione. Dai, Di Marco, imposta bene. Lungo per Darmian. Dai, vai sul fondo. Skriniar. Skriniar per Mkhitaryan. Mkhitaryan per Barella. Sale Basto, dai, mettila in mezzo. Cross di Bastoni dentro. Darmian! C'è riuscito! Cross di Bastoni e Darmian la insacca al minuto 9. 9-24, Inter in vantaggio con la zampata di Darmian. Darmian, Darmian, 1-0 per noi. La sblocca Matteo Darmian, fresco di rinnovo, mette il suo zampino. Inter 1, Monza 0. Dai ragazzi, sì, Matteino Darmian. 1-0 per noi, gran cross di Bastoni, ottimo inserimento di Darmian che brucia il difensore del Monza e porta l'Inter in vantaggio. La sblocchiamo con Darmian. Avanti così. Sì, 1-0. Non ci credo, non ci credo. Subito pareggio del Monza. Io mi sono distratto un secondo e il Monza ha già pareggiato. Ma si può, ragazzi, ma si può, ma si può. Ma si può! Un minuto dopo già pareggia il Monza! Un minuto dopo! Oh, ragazzi, non è passato neanche un minuto! Neanche un minuto pareggio del Monza! Io non lo so! Io non lo so, ragazzi! Cioè, si può essere così instabili! Cioè, ci facciamo pareggiare dopo un minuto! Vediamo che succede! Cioè, lasciamo qua l'uomo libero che lascia, prende e calcia! 1-1! 1-1! 1-1! Gol di Curria. Gol, sì, di Curria. Lotta Churria, scusate. Churria, pareggia subito il Monza. Dalla dietro Acerbi non fa. Ma cosa fa? Cioè, no, ragazzi, dai. Dai, vabbè, ma qua non ci siamo con la testa. Cioè, Acerbi regala completamente un calcio d'angolo al Monza. Ma sapete cosa significa regalare? Cioè, della serie, lui aveva il passaggio semplice per Onana, l'ha voluta buttare in corner. Ora c'è un corner proprio gentilmente regalato al Monza, che si prepara a batterlo. Ragazzi, attenzione, attenzione, perché queste partite non vanno prese sotto gamba. E io sto vedendo una squadra poco concentrata, molto poco concentrata. Parte il cross dentro. Via! Che vogliono un rigore? Ma Mkhitaryan. Fallo, fallo. No, neanche.
Cross dentro, altra azione pericolosa per il Monza al minuto 18. Mamma santa, ragazzi, oh. Attenzione! Lautaro! Il Toro ruba palla e ci riporta in vantaggio. Clamoroso errore della difesa del Monza che perde palla in area di rigore e Lautaro li punisce. Il campione del mondo ritorna e fa gol. Ritorna in campo e fa subito gol. È il Toro de Bahia Blanca. 2-1, clamoroso errore della difesa del Monza. Clamoroso errore che si fa gabbare in maniera facilissima. Lautaro velocissimo gli ruba palla e calcia subito di forza verso la porta e ci riporta in vantaggio. Clamoroso errore del difensore del Monza, ma Lautaro non perdona. Il Toro non perdona. 2-1, ritorniamo in vantaggio. 30. Risultato Monza 1 Inter 2. Bella azione. Dai Mkhitaryan, anche Mkhitaryan lo vedo un po' spento. Fai qualcosa, Miki. Dalla in mezzo. Vai Edin. Vai Edin. Dentro per Bare, dentro per Di Marco. Di Marco alto! Alto, bella azione, bella azione al minuto 30. Bella azione, maledizione però, maledizione. Tiro alto di Di Marco. Tiro alto, bella azione. Vabbè, qua era di destro che non è il suo piede. Il tiro è uscito non di molto sulla traversa. Ciala, Ciala dentro per Lautaro. Punta l'uomo, Lauti, Lauti, Lauti! Tiro deviato al minuto 31. Seconda occasione per noi nel giro di 2 minuti. Al minuto 31, 44. Tiro di Lauti alto. Tiro di Lauti alto, anzi la parata il portiere, la deviata in corner, la deviata in corner, vai Lauti, dai, il gol ti deve dare la carica, ti deve far segnare sempre di più. Finisce così il primo tempo, Inter 2, Monza 1, è vero che siamo in vantaggio, è vero che stiamo vincendo, ma occhio perché queste sono partite scomode. Quindi ora rimettiamo in ordine le idee e andiamo a segnare sto benedetto terzo gol. Perché queste partite vanno chiuse. Messaggio ricevuto? Speriamo di sì. Però per fare il filotto devi vincere. Per vincere devi avere la mentalità della grande squadra. E ora vedremo nel secondo tempo se questa squadra ha recuperato un certo tipo di mentalità. Lo vedremo in questo secondo tempo perché mi interessa senza dubbio. Qua intanto vediamo le statistiche. Tiri Monza 4, tiri Inter 8, tiri in porta 1, tiri in porta 3, possesso palla 48% loro, 52 noi, corner conquistati 1 loro, 5 noi, cross 4 loro, 6 noi. Sì, vabbè. Risultato un gol di differenza ci sta tutto, perché comunque l'Inter è più forte, quando attacca fa paura, però queste partite le vinci con la testa. Qua stanno facendo rivedere le azioni salienti. Al minuto 10 il gol di Darmian che è sbucato da dietro e l'ha messa dentro su un bellissimo cross di Bastoni. Poi neanche un minuto dopo. Rivediamolo il gol, bello, eh. Bravo Darmian a bruciare sul tempo il difensore. Bello, bello, bravo. Bravo Matteino. Proprio si è fiondato come un proiettile. Qua, cioè, riguardiamo l'errore di Mkhitaryan. Tutti stanno su un uomo. Lui sta nella terra di nessuno. Tra l'uomo che ha il pallone e quello che si inserisce. Guardatelo, si dimentica completamente dell'avversario, che poi ha tutto il tempo di guardare, mirare, calciare. Tira anche bene perché l'ha messa all'angolino dove non ci sarebbe arrivato neanche Batman. Però c'è, cioè, oh, deve star più attento. Vediamo se c'è. Forse l'ha deviata anche a Cerbi. Sì, mi sa di sì. Poi qua riguardiamo al minuto 22. Ritorniamo in vantaggio con Lautaro. Clamoroso errore del difensore del Monza che perde palla. Lautaro ruba palla.
e calcia subito di prima intenzione. 2-1 per noi. È cominciato il secondo tempo di Monza Inter. Stiamo vincendo, ma dobbiamo chiuderla perché non mi fido di questa squadra. Cialà e Dima sul punto di battuta. Finta di Cialà, parte Dima. Dentro Lautaro! Sbaglia da pochi passi il colpo del 3-1. Oh, mamma santa Lauti. Mamma santa Lauti. Errore di Lauti su cross di Dima. Errore di Lauti sul cross di Dima. Mamma santa, oh. Era solo però, eh. Questo è un gol un po' mangiato, caro amico. Ancora Lauti! Lauti, no! No, gli aveva rubato ancora una volta palla. Purtroppo il difensore questa volta è stato più lucido ed è riuscito ad anticiparlo sul più bello. Peccato, stava per fare un gol quasi uguale a quello che ha segnato nel primo tempo. No, Petagna, no. Ah, chiudi, chiudi. Chiudi. Madonna. Via, via, butti. Oh, ma ce la facciamo a uscire? No, no, tutti chiusi dal Monza, ma io non lo so. Fuori? Ci arriva, la tiene in campo? Sì, purtroppo. Cross dentro, via. Ora teniamo sta palla o non c'è? No, 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 non ce la facciamo. È da mezz'ora che continuano a giocare in questo modo. Ce la facciamo a tenere una palla, oh. Una cosa pazzesca. Ma no, no, oh, basta, rubagliela sta cazzo di palla. Cross dentro, via. La tiene? Fuori? Sì, ancora buono. No, è fuori. È fuori. Rimessa dal fondo, Madonna, ragazzi. Oh. Siamo al 61esimo, sembra di essere al minuto 95. C'è un problema a metà campo e lui mette Gagliardini. Cioè, io non lo so, c'è un problema a metà campo, non hai qualità. Sei al 63esimo e tu metti fuori Barella? Vabbè, ragazzi, dai. Vabbè. Io mi faccio il segno della croce. Fuori Barella, spero che sia un problema gravissimo fisico, perché se non è un problema fisico, ma è una scelta tattica, caro Inzaghi, tu devi pregare sui ceci. Tu devi pregare, devi andare al convento della Monaca di Monza, devi andare in tutti i conventi della Lombardia e sperare di vincere questa partita. Perché se questo cambio non è dovuto a un problema fisico di Barella, ma è una scelta tecnica voluta e studiata, tu devi... Non lo so cosa devi fare. Devi sparire dalla circolazione per almeno 20 anni. Cross dentro! Cosa aspetta a cambiare gli esterni pure che sono cotti completamente? Devi aspettare che prendi un gol? Cioè, non lo so. Madonna, occasione per il Monza, colpo di testa, la palla l'ha toccata Onana, Lukaku l'ha spazzata, ma stiamo soffrendo come degli animali? Stiamo soffrendo in un modo che non potete nemmeno capire. C'è una sofferenza assurda, sofferenza bestiale, mancano 25 minuti buoni, qua non teniamo un pallone, cioè, ma si può? Slani va a battere la punizione, vediamo come la va a battere. Cross dentro, colpo di testa, no! No! Non è entrato! Non è gol, no, è gol ma è annullato, perché?
Che succede? Gol di Acerbi? Perché l'ha annullato? Ma non è nulla! Ma non è nulla! Ma non è nulla, ragazzi! Ragazzi, non è successo nulla! No, ragazzi, ma dai, ma quello è fallo? No, dai, no, questo però non è valido! Non è valida una roba del genere. Quello era gol. Annullare quel gol è un insulto all'intelligenza umana. Perché quello è un gol buonissimo. Buonissimo. Non è successo niente. Vai, Basto, entra in area. Dai, Lauti, tira. Palo! Palo! Palo di Lautaro! Palo di Lautaro al minuto 84, porca di quella miseria, già ci annullano i gol validi. Noi purtroppo non riusciamo a chiuderla, c'era una bella azione, Lautaro ha tirato di prima ma ha colpito il palo. Palo, porca miseria, palo, 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 palo di Lautaro, palo. Quanto dà di recupero? Oh, che io sto crepando di paura. Quanto dà? Vediamo. 5 minuti. Qua 5 minuti sono 5 ore. Qua 5 minuti sono 10 anni. 5 minuti qua sono 10 anni. No. Cross dentro, due liberi. Pareggio del Monza. Pareggio del Monza, lo sapevo. Ma è giusto così. 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 È giusto così, giusto, meritato. Meritato, meritato. 2-0-4, pareggio Monza, giusto, è giusto. È giusto così, è giusto così. Una squadra senza testa, con giocatori che entrano appesantiti, che non sanno stoppare un pallone, non meriti di vincere niente. È giusto così, è giusto. Bravo Inzaghi, metti Gagliardini quando mancano 30 minuti alla fine della partita e non hai nessuno che fa ripartire la squadra. Te lo meriti, tu non meriti di vincere nulla, perché se fai una partita come quella che hai fatto mercoledì, giovedì col Napoli e poi perdi punti a Monza, tu sei una squadra da metà classifica. È giusto. È giusto così. Poi ora parleremo tutti del gol regolare di Acerbi, verissimo, era regolarissimo, ma non mi interessa. Non attacchiamoci solo a ste cose, perché se sei l'Inter, vinci col Monza e non riesci a tenere il risultato, non meriti di vincere. Fine della storia. È giusto. Giusto così. Giusto. È giusto, risultato giusto. Non meriti di vincere niente. Perché la partita col Napoli è stato un fuoco di paglia. Un fuoco di paglia. Tu oggi hai fatto una brutta partita. Non hai dato continuità dopo la partita contro il Napoli. E sei stato raggiunto nei minuti di recupero. Però non ti puoi lamentare. Perché non sei una squadra costante. Non sei una squadra tosta. Perché se fai una partita come quella che hai fatto contro il Napoli. Ora vediamo, c'è l'ultimo spiraglio, forse c'è un corner, neanche. Neanche, la partita è finita. La partita è finita, l'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Monza, ci hanno raggiunto nei minuti di recupero e noi non cambiamo mai, eh. Ora parleranno tutti del gol regolare di Acerbi, parleranno tutti di quell'episodio, ma noi dobbiamo parlare dei nostri limiti perché... Questa è una squadra limitata mentalmente, perché non puoi pareggiare col Monza dopo che hai battuto il Napoli e purtroppo non meriti di vincere niente. Questa è la verità. Tu non meriti di vincere perché se fai una partita di livello contro il Napoli e poi pareggi a Monza, fai una pessima partita perché oggi la squadra ha fatto una pessima partita perché ha segnato su due errori della difesa del Monza, poi nel secondo tempo ha superato due volte il centrocampo. Io
Non mi, sì, mi ricordo quell'occasione del gol di annullato ad Acerbi e un'occasione di Lautaro Martinez. Poi per il resto non hai superato il centrocampo, hai un allenatore che continua a ripetere gli stessi errori, nel senso nel momento più difficile della partita va a cambiare l'unico centrocampista di qualità, cioè va a mettere Gagliardini al minuto 63, giudicate voi, perché poi ti pareggiano nei minuti di recupero, ma tu devi parlare dei tuoi errori, caro Inzaghi. Tu, caro Inzaghi, sei un allenatore lì. Limitato. Inzaghi è un allenatore da squadra da terzo o quarto posto. Questa è la difficile realtà. Cioè, continua a ripetere gli stessi errori, non dà continuità. Questa è una squadra che va a fiammate. Sai fare una gran partita col Napoli, poi vai a regalare punti, poi non sai dare continuità, non puoi puntare a nulla. Questa è la realtà. Rassegniamoci, lo scudetto è un obiettivo perduto. Noi non possiamo. Forse ero troppo fiducioso dopo la partita col Napoli, ma purtroppo la mentalità di questa squadra è questa e non può cambiare. Ricordiamoci, pure l'anno scorso è andata così. Bene a sprazzi, mai continuità, mai una mentalità da squadra importante. Devi vincere, devi chiudere la partita e ti fai schiacciare da una squadra che ha come obiettivo quello di raggiungere quota 40 punti. Ragazzi, ce lo meritiamo. Gol sì, gol no, il risultato non dice bugie, perché il Monza ci ha creduto fino all'ultimo, nel secondo tempo ci ha pure schiacciato, quindi dobbiamo parlare dei nostri limiti, siamo una squadra che continua a fare 30 e mai 31 e secondo me siamo destinati a rimanere in questa posizione mediocre di classifica, cioè dimenticatevi ogni sogno di gloria perché non fa per noi. Quest'anno va così. Quest'anno è un anno particolare. Cioè, un anno partito male e che tu non hai saputo rimediare. Non raccontiamoci balle. Questa è la realtà dei fatti. Cioè, per non parlare poi. Non parlare poi dei subentrati. Lukaku è entrato, ha perso 200 palloni. Gagliardini non ne parliamo, ma io non ho voglia di criticare Gagliardini. Io penso sia giusto puntare il dito contro chi ha deciso di metterlo in campo in quel momento della partita. Quello bisognerebbe criticare, non Gagliardini è un giocatore mediocre, lo conosciamo tutti. Non scopriamo la luce, non scopriamo l'acqua calda. Quindi, ragazzi, di che dobbiamo parlare? Squadra imballata, squadra che non sa, non riesce a dare continuità, mentalità da squadra provinciale, perché una squadra convincente, una squadra con una mentalità vincente nel secondo tempo deve chiuderla. Gol buono, gol non buono, era buonissimo il gol di Acerbi, ma non parlate solo di quell'episodio perché mi arrabbio, perché non esiste. Perdere punti in una partita così importante non esiste, cioè non è accettabile, non è accettabile, ragazzi. Una partita che dovevi vincere perché va bene, hai fatto una bella partita col Napoli e allora e adesso dopo questa partita come la mettiamo? Sei ritornato nella posizione di prima e quindi per quanto mi riguarda questo sei e questo meriti. Questo sei e questo meriti, non prendiamoci in giro. Cioè, la realtà. È pure difficile parlare obiettivamente della partita perché una partita cominciata pure bene dove sei passato in vantaggio, ti sei fatto pareggiare pochi secondi dopo, neanche pochi minuti, pochi secondi dopo, poi ritorni in vantaggio. Nel secondo tempo devi chiuderla, ti fai schiacciare, non superi il centrocampo. Hai come obiettivo quello di speculare sul gol di scarto e poi prima o poi il gol lo prendi. Ed è andata così, allenatore limitato, squadra con una mentalità mediocre mettiamoci questo obiettivo in testa. Quest'anno lo scudetto non fa per noi. Noi dobbiamo puntare ad arrivare nelle prime quattro posizioni e sperare in un buon rendimento in Europa, sperare un po' nelle competizioni a gara secca, perché ragazzi, io lo so come andranno le cose. Magari farai una bella partita contro la Juventus, magari vincerai qualche scontro diretto, ma poi riperderai punti contro squadre come il Monza. Oggi hai buttato via 2 punti. Non possiamo, non possiamo, non può passare in secondo piano. Responsabilità le hanno tutti. Le ha la squadra perché comunque
La squadra è scesa in campo nel secondo tempo, ma ha molte responsabilità l'allenatore perché quei cambi veramente mi hanno lasciato totalmente perplesso. Cioè, mi fai entrare Gagliardini quando devi segnare il terzo gol, invece no. Mamma. Poi va a mettere Dumfries. Vabbè, pure io ho detto vai a cambiare gli esterni. Ma forse magari Gosens è entrato bene in partita, Dumfries no. Poi la sfortuna ha voluto che Dumfries col Napoli ha fatto quell'intervento decisivo e oggi purtroppo ha fatto segnare il Monza. Purtroppo va così e rassegniamoci, ragazzi. Rassegniamoci perché questo non sarà né il primo né l'ultimo scivolone di questa squadra. Noi dobbiamo concentrarci sulle competizioni come la Coppa Italia, anche la Champions, possiamo sperare di passare gli ottavi, però no, non va bene così, non va bene così e ce lo meritiamo. Questo siamo e questo meritiamo perché se vinci contro la capolista e poi perdi col Monza, devi prendertela con te stesso e basta. Ora torneremo a meno 10? Possibile, perché il Napoli ha ottime possibilità di vincere. Potevi sperare di rubare punti al Milan, invece te ne ritorni a casa con le pive nel sacco, ma poche storie, questo siamo e questo meritiamo. Cioè, qua è colpa di tutti, eh? Allenatore in testa. Allenatore in testa che quando deve dare continuità sbaglia in continuazione. Ragazzi, io vi lascio. È stato comunque un piacere stare con voi. Saluto tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che hanno visto la partita con me. Seguiteci sul gruppo Telegram e su tutti i nostri canali social. Un saluto a tutti, ragazzi. Sempre forza Inter.